Welcome back, ben ritrovati al nostro corso di grammatica inglese. Oggi andremo a parlare di un verbo che è un po' un verbo nemico amico di chi studia l'inglese come lingua straniera. È infatti un verbo che ha molti significati, soprattutto molti ne prende dal momento in cui è un verbo frasale che abbinato a diverse preposizioni può assumere una miriade di significati diversi, per cui ci risolve tante situazioni, però il rovescio della medaglia è anche quello che chiaramente dobbiamo poi essere in grado anche di distinguere queste situazioni, distinguere questi utilizzi. Sto parlando naturalmente del verbo get, il verbo get che naturalmente è un verbo irregolare. Noi sappiamo che ha le sue tre forme, sono get, got, got, ok, G-O-T. Naturalmente get è l'infinito, got il simple past e poi l'altro got il past participle, come in tutti i verbi irregolari. In qualsiasi paradigma di verbi appunto irregolari, tenete presente però che nell'American English, quindi nella versione americana, può esistere un paradigma un pochino diverso, get, got, ma come terza forma qualche volta si trova gotten, ok? G-O-T-T, quindi doppia T, E-N, gotten. Questo gotten ha la stessa identica funzione, lo stesso significato del got come terza forma, però si utilizza soprattutto appunto in American English, era specialmente una forma colloquiale all'inizio, adesso si sta canonizzando, quindi lo potreste trovare sempre più frequentemente, comunque il significato è sempre lo stesso. Allora, andiamo a vedere prima quali sono i significati di get, così, puro, ok? Quindi da solo quali significati, quali utilizzi ha. E poi andremo a vederlo come verbo per appunto phrasal, frasale. Allora, partiamo dal primo significato. Significato di to receive, obtain or fetch. Allora, cosa significa? Ricevere, ottenere e cogliere, d'accordo? In una struttura ben particolare in cui abbiamo get. Dopo abbiamo l'indirect object, quindi l'oggetto indiretto, per noi potrebbe essere il complemento di termine, a chi, a che cosa, non è indispensabile, è facoltativo, l'ho messo per questo motivo tra parentesi, possiamo anche non trovarlo, e poi chiaramente il direct object, quindi il mio complemento oggetto, cioè che cosa ricevo, ottengo, colgo, quello che è. Allora, vediamolo prima nella forma base, solo col complemento oggetto. He managed, lui è riuscito, simple past, il verbo manage, riuscire a, to get, ok, a new job, ok, quindi è riuscito a ottenere, a trovare, a ricevere, sì, una parola che noi non useremo in italiano, un nuovo lavoro. A new job è naturalmente il nostro complemento oggetto di get, ricevere un lavoro, e va benissimo. Possiamo avere anche la struttura comprensiva dell'indirect object, come nel secondo esempio, can you get me a glass of water, ok? Can you get me? Mi puoi? Ok? In questo caso noi non lo tradurremo più con il senso di ricevere, ottenere, non possiamo più dire mi puoi ricevere un bicchiere d'acqua, mi diremo mi puoi portare. Però il significato globale del verbo è sempre quello dell'ottenere qualcosa, in questo caso per un'altra persona. Ok? Quindi can you get me a glass of water? Can you get me? Puoi prendere me, a me, è un complemento di termine, a chi, a che cosa, in italiano. In inglese lo chiamiamo indirect object, perché è un oggetto indiretto, e poi alla fine glass of water, che invece è il direct object, quindi è il nostro complemento oggetto. Ok? Quindi se avete sostanzialmente un complemento di termine, lo mettete tra il get e il complemento oggetto, molto semplicemente. Poi, secondo significato di get, become, diventare, ok? Ci sono anche delle forme come questa, che ho riportato proprio un modo di dire, get better soon, ok? Oppure get well soon, letteralmente sarebbe diventa meglio presto, oppure diventa bene presto, quindi stai meglio, quindi guarisci presto, questo chiaramente è un modo di dire. Oppure proprio più letteralmente abbiamo forme tipo it's getting dark, sta diventando buio, ok? Sta facendo sera, it's getting cold, sta diventando freddo, o I am getting cold, ok? Io comincio ad avere freddo, sto diventando fredda, nel senso che inizio ad avere freddo, ok? Quindi nel senso per l'appunto di diventare. Poi c'è l'utilizzo di get, questo è un pochino più particolare, come verbo cosiddetto
causativo, causative verb. Noi abbiamo fatto una lezione molto ampia e dettagliata sui verbi causativi. Io vi ho riportato qui la lezione numero 9, ve la linko anche, ma naturalmente voi potete scrivere verbi causativi ad maiora oppure lezione 9, verbi causativi ad maiora, lo trovate con tutta la spiegazione del caso. Molto molto riassuntivamente, perché chiaramente non posso ripetere qui tutta la spiegazione, tutto il contesto, i verbi causativi sono quei verbi che indicano che un qualcosa, ok, viene indotto a fare, un qualcuno viene indotto a fare, oppure si fa in modo che venga fatto, ok? Quindi causano letteralmente un qualcosa, inducono un qualcosa, un qualcuno a fare o ad essere fatto, d'accordo? Quindi questo è un pochino il senso del verbo causativo e anche la ragione di questo nome particolare. Vediamolo sempre con gli esempi, perché è la cosa più semplice. Prima situazione, vedete che come verbo causativo abbiamo tre circostanze, la A, la B e la C. La prima, la A, get, l'object, quindi complemento oggetto, e un past participle, un participio passato. Quindi, I will get the car repaired. Quindi io, ok, letteralmente diremo, cioè come significato diremo farò riparare la macchina. Ok? Non esiste una struttura identica che io possa mutuarvi in italiano. I get the car repaired. Quindi verbo causativo, perché get causa, ok? La macchina, il fatto di essere riparata. D'accordo? Quindi sempre get, poi sempre l'oggetto immediatamente e poi il past participle del verbo, ok? I will get sempre con la macchina, magari my car washed. In questo caso la farò lavare. Cambio il verbo, ma resta identica la struttura. Chiaramente lo farò fare da qualcun altro in questo caso, d'accordo? Si intende far fare un qualcosa. Attenti, perché come vedete qui in questa prima situazione, la A del punto 3, abbiamo una parentesi quadra, come vedete qui, che ci dice, attenzione, c'è una quarta circostanza che è molto simile a questa forma dei verbi causativi con get, perché si forma più o meno nello stesso modo, si forma con sempre il get e il past participle, però attenzione, manca l'oggetto e allora cambia. Cambia, viene chiamato il get passive, quindi viene chiamato il get passivo, perché non è più il get che transita un'azione su un oggetto a cui avviene qualcosa, come l'auto che viene lavata, d'accordo? Quell'oggetto non c'è più, ok? Quindi quell'azione viene fatta sul soggetto, per cui mi diventa un get passive, d'accordo? Questo è il senso, diciamo, di questo nome. E viene utilizzato in modo particolare, come leggete qua, to describe, quindi for describing negative events, ok? Per eventi principalmente con un'accezione negativa. Esempio, the car, stando sempre con la nostra macchina, got damaged, ok? È stata danneggiata. Vedete che qui non ho il complemento oggetto, the car è il soggetto, no? Got damaged, è stata danneggiata, per quello ha un'accezione di passivo. Vedete che in italiano utilizziamo un verbo passivo, è stata danneggiata, ok? Questa è la ragione di questo nome. Meno drammatico, the train got delayed, ok? Può essere tranquillamente was delayed, ok? Ma ha un significato leggermente diverso, perché was delayed è proprio puramente passivo, got delayed vuol dire che qualcuno ha fatto in modo che il treno fosse ritardato, ok? Quindi fosse in ritardo. D'accordo? Quindi attenzione, perché il get passive ha la forma quasi identica al get, a questa prima accezione di get in forma causativa, ma manca dell'oggetto. Ok, torniamo ai nostri causativi, quindi far fare qualcosa e via così dicendo. La A l'abbiamo vista, vediamo ora la B. Struttura un pochino diversa, abbiamo sempre il get, naturalmente, abbiamo sempre l'object, quindi sempre il nostro oggetto, che può essere il suo complemento oggetto, che può essere, come ho messo qui, un noun, un nome, ma potrebbe anche essere un'intera phrase, ok? Quindi potrebbe essere anche un gruppo nominale, in realtà, più il cosiddetto object complement, ok? Quindi un elemento che completa, ok? Che si riferisce
al mio object. Esempio anche in questo caso è più semplice da fare che da dire. Allora, we're getting the bill ready for you. Quindi noi stiamo preparando, vi stiamo preparando il conto. Letteralmente, impossibile da pensare in italiano, ma per farvi capire, noi stiamo getting, in questo caso è facendo il conto pronto per voi. Ok, o per te, per lei, a seconda. Quindi vedete la struttura, we are getting, quindi abbiamo il get, in questo caso è in forma in continuous, ma non ci interessa questo. The bill è l'object, ok, complemento oggetto. Ready, for you potrebbe anche non esserci, ready è il nostro predicativo, in questo caso del soggetto, sarebbe se avessimo un verbo essere, quindi un complemento, una parte che si riferisce al nostro soggetto. Ok? Quindi questa è la seconda possibilità. C, terza possibilità, sempre di get, utilizzato in forma causativa. Struttura leggermente diversa, get e object ci sono sempre, perché chiaramente è classico dei causativi avere get e avere chiaramente l'oggetto, altrimenti non c'è il causativo, e dopo abbiamo o un infinitive con il to, oppure una forma con ling, o uno o l'altro. Ma lo traduciamo nello stesso modo e ha lo stesso significato. Vediamo le due forme, eccole qua. La prima con il to. They got me to come. Quindi loro mi hanno fatto venire. Qui vedete che c'è questo significato di forzatura quasi, no? Mi hanno indotto a venire. They got me to talk to the police, ok? Mi hanno forzato, mi hanno indotto a parlare alla polizia, ok? C'è un'ingerenza esterna. Oppure seconda forma con ling, ma simile nel significato, I got the computer working. Quindi ho fatto letteralmente lavorare, funzionare in questo caso il computer. Va bene? Anche in questo caso c'è un'azione sul computer affinché poi lui lavori. Ovvio che l'accezione è diversa, non è che io faccio pressione sul computer per lavorare qualcosa, ci provo, ma di solito non mi ascolta. In ogni modo, questo è il senso, cioè indurre un qualcuno o un qualcosa, nel caso del computer, a fare qualcos'altro. Ok? Dunque, questi sono i significati di get da solo, ok? Senza preposizioni, nudo e crudo, come ricevere, diventare o come verbo causativo. Oppure, volendo, anche come get passive, simile al verbo causativo, ma senza oggetto, quindi ci riferiamo direttamente al soggetto. Ma esiste anche il nostro get in forma di phrasal verb, quindi cambia completamente il significato in base alla preposizione che lo segue. C'è chi sostiene che esistano la bellezza di 147 significati di get, chiaramente non con 147 combinazioni perché sarebbe impossibile, ma all'interno della stessa combinazione get più preposizione ci sono vari significati e questo è sicuramente molto vero. Ora, naturalmente io non vi racconterò tutti i 147 significati, però andiamo a vedere i più comuni, quelli che troviamo sempre, quelli che qualche volta ci possono anche trarre in inganno perché vogliono dire una cosa e il suo contrario. Allora, andiamo a vederli uno alla volta. Allora, get up o get up to. Due forme similissime, get up, è sempre get up, c'è sempre la preposizione up. Ma che ci sia o non ci sia il to, ci cambia il significato, perché get up da solo significa stand up, alzarsi. I get up at 7 a.m., ok? Mi alzo alle 7 di mattina. Ma get up to in realtà vuol dire un'altra cosa, vuol dire fare un qualcosa, vuol dire to do something, ok? I get up to have my lesson, d'accordo? Quindi vuol dire una cosa completamente diversa. Ancora, get on with. Noi sappiamo che get on da solo ha un po' il senso di go on, no? Di proseguire, di continue. Get on with significa to have a good relationship with, quindi andare d'accordo con qualcuno. Get on with. I get on with my husband. Io vado d'accordo con mio marito. Ok? Poi, ancora, get away with. Get away with. Get away with normalmente significa be successful in something, ok? I get away with something vuol dire che riesco bene in quel qualcosa, in quell'ambito. Però attenzione che può voler dire anche cavarsela, ok? Ah, you won't, nel senso di you will not get away with this.
Non te la caverai facilmente con questa cosa così easy, ok? E quindi ha un po' questa doppia accezione: riuscire bene in qualcosa, però anche cavarsela, ok? Svicolare, non avere conseguenze per un qualcosa. Ancora, get at someone di solito. Get at someone significa criticize people repeatedly, ok? Tipo, non so, the mom, ok? Gets at her child, ok? Every day, every moment. Quindi continua a criticare, a riprendere, a rimbrottare continuamente, no? Cioè continuare a appunto riprendere qualcuno in modo, ha sempre un'accezione abbastanza fastidiosa, nel senso che è un qualcosa di ripetuto e abbastanza forte. Ancora, questo è molto comune, read, scritto proprio R-I-D, quindi R-E-D, get rid of something, vuol dire liberarsi di qualcosa. Ok, I got rid of all my old stuff, old books. Quindi ho eliminato, ho gettato via, ok, proprio throw away, le vecchie cose, i vecchi libri o cose di questo tipo. Cosa che non avverrà mai nel mio caso. Poi, get out of doing something. Get out da solo vuol dire andare fuori, giusto? Uscire, ok? Ma con la seconda parte, of doing something, vuol dire qualcosa di diverso, vuol dire avoid something, evitare qualcosa che in realtà non volevo fare, ok? I got out of going to that party, ok? Cioè, sono riuscita a svicolare, a non andare a quella festa a cui non volevo andare, d'accordo? Poi ancora, get off o get out, che abbiamo visto prima, vogliono dire entrambi lasciare un qualcosa. Get off nel senso di scendere, get out nel senso di uscire, però ha sempre lo stesso significato, appunto, di andarsene via, sostanzialmente. Viene utilizzato, per esempio, anche molto con i mezzi di trasporto, per dire, non so, I get off the train, sono scesa dal treno, posso dire anche I got out of the train, però sì, in questo caso get off è meglio. Get off da solo vuol dire anche lasciare il lavoro, ok? Quindi ha questa accezione, se magari è decontestualizzato può avere. Chiaramente i contesti qui ci aiutano tanto, evidentemente, però se conosciamo, diciamo, alcune linee di base è anche più facile crearli poi i contesti. Ancora, get through to significa get through to someone something significa to be successful in explaining, ok? Quindi riuscire a spiegarsi, get through, ok? I get through vuol dire che sono riuscita a veicolare qualcosa, d'accordo? Attraverso, through, no? Quindi sono riuscita a spiegare un qualcosa. O ancora get wound up about something. Occhio alla pronuncia, allo spelling di wound, ok? Che è W, quindi W, O, U, N, D, ok? Quindi W, O, U, N, D. Lo pronunciamo wound. Get wound up. Wound up esiste anche da solo. Get wound up. About, quindi poi c'è anche l'altra, c'è una doppia proposizione da ricordare, ok? L'up e anche l'about. Something significa get angry, get mad, ok? Arrabbiarsi per qualcosa, ok? I got wound up about his behavior, ok? Last night, mi sono arrabbiata per il suo comportamento ieri notte, ieri sera, ok? Ancora, get over ha due significati. Get over something significa lasciarsi qualcosa alle spalle, move on. Si usa molto nel caso degli amori, ok? Quindi smettere di amare qualcuno, ma vuol dire anche guarire, ok? Uscire da una malattia, letteralmente, ok? Quindi recover from, guarire da un qualcosa. Poi sostanzialmente le pene d'amore sono una malattia anche volendo, però insomma vogliamo trovare questa, così, questo legame semantico. Poi getaway che letteralmente significa andare via, ha anche un altro significato che appunto implica saper comunicare un'idea o comunque un pensiero con successo. È abbastanza simile al get through.
in questo caso, no? Get away ha proprio questo significato di riuscire a esprimere un qualcosa in modo efficace. Poi ancora, get along with è praticamente sinonimo di get on with, ok? Quindi andare d'accordo con, avere una buona relazione con. I get along with my sister, ok? Vuol dire che ho un buon rapporto con mia sorella. Ancora, get around ha diversi significati. Get around significa to travel a lot, okay, to different countries, quindi viaggiare molto in paesi magari diversi, però vuol dire anche riuscire a evitare qualcosa, che okay? Get around, girare intorno, quindi riuscire ad evitare un qualcosa. E ancora ha un terzo significato, ma dobbiamo aggiungere la preposizione to, e quindi mi verrà get around to. Qualcosa, il verbo chiaramente, e significa trovare il tempo per fare quella determinata cosa. I got around to meet her last, ok? Sono riuscito a trovare il tempo di incontrarla, di vederla alla fine, ok? È riuscire a trovare il tempo per, e poi il verbo chiaramente che ci interessa. Ancora, get by. Get by vuol dire manage, ok, riuscire a fare qualcosa, in qualche caso riuscire a fare qualcosa con sforzo, con fatica, no? Magari vivono in una condizione difficile a casa, but they're able to get by, ok, ma ce la fanno andare avanti. Altre volte vuol dire cavarsela con poco, quindi il contrario esatto, ok? Non aveva studiato, he hadn't studied, però poi alla fine ha sostenuto l'esame, he got by, ok? Di nuovo ce l'ha fatta, quindi anche qui abbiamo due significati abbastanza diversi. Altro significato, terzo significato, quello del move past, quindi dell'andare oltre, del superare un po' del get over. Okay, vedete che poi alcuni tra loro sono veramente praticamente sinonimi, poi sostanzialmente. Ancora, ed è l'ultimo che vi dico oggi, ma ce ne sono altri, cioè se voi ne avete altri, lasciatemeli nei commenti, magari se avete piacere vi farò anche un altro video per raccontarvene altri, ce ne sono molti, evidentemente io ho fatto una scrematura, altrimenti sarebbe diventato un video oceanico e poi se sono pochi ha senso riusciamo a ricordarceli, se sono tantissimi poi li confondiamo tutti. Il concetto di pochi è comunque opinabile. Allora, get down. Get down è un altro phrasal verb che cambia significato a seconda che ci sia o no il to dopo. Get down da solo vuol dire get depressed, ok? Deprimersi, intristirsi. I got down, mi sono intristita, mi sono depressa. E l'esatto contrario vuol dire uscire, avere una gran festa, di solito divertirsi e ballare, ok? Se io dico, oh, you got down yesterday night, didn't you? Sì, avete proprio fatto una gran serata ieri sera o no? Quindi il contrario esatto, anche qui dipenderà evidentemente dal contesto. Quando ci aggiungo il to, get down to, significa iniziare a impegnarsi, a lavorare su qualcosa. I got down to my new book, to my new novel, che è esattamente quello che ho fatto, ho iniziato a lavorare sul mio nuovo romanzo. I got down to, ok, ho iniziato a lavorare su un qualcosa, ok? Può esserci anche un verbo, io in questo caso ho usato un sostantivo, ma possiamo tranquillamente usare anche un verbo. Questi sono molti dei significati di get. Non ho la presunzione di dirvi sono tutti, perché sarebbe una bugia, però sono sicuramente molti, ci mettono comunque in condizione di utilizzarlo in tantissime forme diverse. Io ve lo dico sempre, se avete dei dubbi lasciatemi un commento, una domanda, io cerco sempre di rispondervi al più presto. E niente, come sempre, se questo video vi è stato utile, sempre pollicione su, sempre iscrivetevi al canale. Vedo che siete in tanti a seguire questo corso di grammatica. Era partito come una proposta, adesso è diventato un must per restare appunto in una semantica di tipo anglosassone. Io vi ringrazio sempre tantissimo e per qualsiasi richiesta, per qualsiasi problema, dubbio, perplessità, dolore, sono a vostra disposizione. Ci vediamo presto, bye!